Ciao a tutti, quest'oggi un video per tirare le somme dopo che ho terminato il decluttering, questa tornata di decluttering di questa primavera. Ovviamente vi lascio linkati qui sotto il video introduttivo al decluttering e poi due video del decluttering in quanto tale. In uno ho fatto il decluttering di tutti i prodotti occhi e affini e in un altro di tutti i prodotti viso e labbra. Arriverà più avanti anche un decluttering dei prodotti per mani e unghie per gli appassionatissimi. Fra un po' farò anche quello lì. Non ho granché da dar via, devo dire, però insomma qualcosina c'è. Comunque riguardiamo un po' tutte le mie cose. Detto ciò, che cosa faccio oggi? Vi avevo preannunciato sia nel video introduttivo che nei decluttering che ci sono dei prodotti che io ho individuato che voglio facciano parte di due progetti distinti e separati di cui vi andrò a parlare oggi. Uno è il progetto Project Pen, comunemente chiamato così nella community del beauty a livello internazionale, cioè se sentite dei nomi di cose, di progetti, di prodotti in inglese, è perché fanno tutti riferimento alla community internazionale. Tutti noi, diciamo, utilizziamo questi termini, servono anche per far trovare video. C'è un motivo, diciamo, tecnico per cui li utilizziamo. Detto ciò, che cos'è il Project Pen? È semplicemente una sorta di progetto smaltimento prodotti. Ho individuato delle cose che sono tra le più vecchie che ho, tra quelle che comunque sono già portate a buon punto, che vorrei tenermi in evidenza per utilizzarle il più possibile affinché non vadano a scadere o a deteriorarsi prima di poterle sfruttare il più possibile, visto che le amo tanto. E poi c'è, diciamo, ci sono i prodotti chopping block, ovvero purgatorio delle cose che in fase di decluttering non sono stata sicura di dar via, che preferisco utilizzare ancora per qualche mese per decidere se tenerle oppure no, e poi man mano che andremo a vedere i prodotti vi spiegherò i motivi. Dopo i video, soprattutto il video, mi sta cadendo un orecchino, scusatemi, ho sbagliato la farfallina dietro. Io non so se come me, cioè io metto gli orecchini, poi li tolgo e ho le farfalline sparse in giro, poi le piazzo, ma non tutte vanno bene per tutti gli orecchini. Comunque non fa niente. Allora, alla fine vi mostrerò anche, o vi spiegherò, adesso vediamo come riesco a livello tecnico, come ho fatto a depottare, gli ombretti. Ho tolto degli ombretti da alcune palette, tipo questa che è la Dreamy 2 di Nabla, come vedete ne ho tolti alcuni e li ho messi su delle palette magnetiche. Mi avete fatto in diversi questa domanda, a dire la verità mi è un po' stupita perché ci sono tantissimi video su YouTube che mostrano come fare, io ho fatto in maniera molto arrangiata, molto così anche un po' rischiosa alle volte di rompere gli ombretti, però non fa niente, me l'avete chiesto, vi faccio vedere. Allora, io direi che partiamo. Ho deciso di tenere per i due progetti due prodotti per categoria e non di più, perché voglio che gli obiettivi siano realistici e sinceramente non mi voglio neanche sentire obbligata a truccarmi tutti i giorni con le stesse cose, perché altrimenti non se ne esce, cioè se tutto il mio discorso introduttivo era relativo anche alla libertà di truccarsi come ci si vuole truccare senza troppi pensieri, se mi metto lì troppe cose che fanno parte di un progetto poi sfuma tutto questo concetto di libertà. Allora, io direi che possiamo partire dal Project Pen, ovvero i prodotti che voglio sfruttare il più possibile perché mi piacciono tantissimo e non voglio che si rovinino in qualche modo. Allora, due prodotti viso, una palette viso e un blush. La palette viso è la sempreverde sul mio canale The Kali Contour di Smashbox. Si tratta di questa palette viso completa di tutto, quindi colore da contouring, bronzer, due illuminanti. Questo più scuro lo uso più che altro come topper per il bronzer, un blush e una polvere per settare il contorno occhi, che sia molto amata, lo vedete, ma lo sapete anche se mi seguite perché l'ho citata un milione di volte. Sono convinta che questa palette la sfrutterò tantissimo, specialmente d'estate, perché io ho un sottotono di pelle neutro, questa non è calda, ma tende al caldo, quindi d'estate questi sono colori che mi stanno particolarmente bene. Ha uno specchio meraviglioso in cui mi sto guardando adesso, sembra che abbia il parrucchino oggi, ma ho preso l'acqua ieri e va bene così. Comunque,
niente, la voglio sfruttare il più possibile perché ce l'ho da veramente tanto tanto tempo. Anche sulla questione scadenza prodotti, vi ho detto tutto nel video introduttivo, non mi dilungo ora. Queste polveri stanno benissimo, non hanno fatto un plissé da che ce l'ho, e sono anni che ce l'ho questa palette, però a un certo punto smetteranno di funzionare così bene e non voglio arrivare a quel punto con più di metà palette ancora da usare. Quindi questa me la metto in evidenza, non farò alcuna fatica ad utilizzarla perché mi piace da morire. Un altro prodotto che non ho da tantissimo tempo, ma che amo molto ed è un prodotto in crema, quindi sicuramente avrà una scadenza un po' più effettiva dei prodotti in polvere, è uno dei Glow Play Blush di MAC e questo è in colorazione Blush Please. Anche qui non farò fatica ad utilizzarlo, come vedete l'ho già usato tantissimo. Questo in origine è bombato, è un prodotto bouncy, stupendo. Non farò fatica perché è una formula che adoro. È una specie di cream to powder, dove però l'effetto powder non è polveroso. È fantastico, è fantastico. E questo colore è eccezionale. Si tratta di un rosa molto naturale, un rosa carne, né freddo né caldo. Praticamente sta bene con tutti i tipi di trucco e in tutte le stagioni. Quindi diciamo che, siccome adesso di prodotti in crema barra liquidi ne ho qualcuno, pochi rispetto a quanto vanno di moda ora, ma qualcuno ne ho, sono certa che vanno a scadere prima, quindi voglio sfruttarlo il più possibile. Oggi ho utilizzato parte delle cose che vedrete in questo video, tranne i prodotti viso, perché per il trucco che ho oggi la morte sua era l'utilizzo di questa palette di By Terry, che non fa parte di alcun progetto, ma è semplicemente meravigliosa. Visto che vi mostrerò tutto quello che porto, vi dico anche che cosa ho usato per il trucco viso quest'oggi, a parte il fondotinta di Chanel, Thème Belle Mine, il correttore di Dior e la cipria di Nabla. Ho usato questa meraviglia. Ho usato ovviamente il bronzer, che come vedete è scavato. Anche questa palette non fa neanche in tempo, secondo me, a entrare in un project pen, perché la uso tantissimo. Questo illuminante molto molto discreto e questo blush, che è semplicemente una favola, e secondo me con i colori di oggi un po' freddi, azzurri, rosati, lilla, sta veramente molto bene. Quindi niente, questa ve l'ho mostrata solo per completezza. Andiamo ai prodotti occhi. I prodotti occhi che intendo sfruttare il più possibile per i motivi che vi dicevo prima sono le due palette più vecchie che ho in questo momento nel mio cassetto. Una è la celeberrima sul mio canale, cover shot di Smashbox. Questa è la Smoky cover shot. Che cosa vi devo dire ancora di questa palette? Credo niente. È una palette completa, arcata sopraccigliare, colore di transizione, questo grigio scuro per intensificare, un nero perfetto per gli smoky con dei brillantini che non si vedono in quanto tali, ma danno solo dimensione alla palpebra. Mi sembra di recitare a memoria, ma l'ho detto un sacco di volte queste cose perché io amo questa palette. Questo splendido verde da usare come smokey a tutta palpebra, questo bellissimo vinaccia e questi due taupe, che sono i miei taupe, uno tendente più al marroncino e uno tendente di più al grigio. Formula fantastica, sottotono grigiastro, un po' grunge, come piace a me. Voglio usarla il più possibile perché non posso neanche pensare che un giorno magari non funzionerà più bene. Un'altra palette che nell'ultimo anno, secondo me, ho un po' bistrattato, la sto utilizzando in questi giorni, e ragazzi, cioè a me questa palette mi stupisce ogni giorno di più. La Foiled Again di The Balm, non so neanche se la facciano più. Allora, ve l'ho detto varie volte, questa palette è fantastica anche perché è molto intuitiva dal punto di vista dell'utilizzo, quindi è anche perfetta per trucchi quotidiani. Abbiamo quattro matte, un marrone scuro per intensificare, due colori da piega da transizione, uno un po' più caldo e uno un po' più freddo, che potete abbinare al colore protagonista a seconda di quello che preferite, e un panna rosato per l'arcata sopraccigliare, e poi otto colori protagonisti, uno più bello dell'altro, metallizzati. Un metallizzato burroso che non fa spessore, che è pazzesco. Allora, io oggi ho usato il mio colore preferito, di questa palette a livello di proprio tonalità, che purtroppo in camera non rende per niente. Si tratta di questo colore che sugli occhi
Potrebbe sembrarvi un grigio argento, in realtà è pieno di riflessi che vanno al lilla e al rosa ed è pieno, burroso, stupendo. Io come scrive questa palette? Guardate, questa palette l'avrò presa nel 2017-2018, non di più, forse anche prima. E questo colore è pazzesco, ha una coprenza, una scrivenza che fa impressione. Ora vi racconto questa cosa. Prima del lockdown, perché era uscita una sera, sicuramente era prima della pandemia, me lo ricordo perfettamente. Un giorno ero truccata, tutto il giorno sono stata truccata con questa palette, avevo usato questo color borgogna a tutta palpebra con i colori d'accompagno matte. La sera dovevo uscire, non avevo voglia di struccarmi, ma mi cambiavo d'abito e questo bordeaux con ciò che indossavo non c'entrava niente. Io ho fatto una prova, ho detto se non funziona mi strucco e mi ritrucco, ma non avevo voglia, quindi ho fatto questa prova. Ho messo questo colore, quello che indosso oggi, sopra questo che è più scuro e l'ha coperto completamente, ve lo giuro, l'ha coperto completamente. Adesso proviamo, sono curiosa, a fare una prova. Questi due tra l'altro sono i miei colori preferiti della palette. A me questa palette sembra che io l'abbia appena comprata. Io non so spiegarmela questa cosa. Questo è il colore che ho sulla, forse magari con lo swatch, io non capisco dall'anteprima se muovendo la mano potete cogliere i riflessi, non lo so. Ora proviamo a coprire, tra l'altro questo bordo è stupendo perché è molto diverso da questo che è qui presente. Questo forse lo potrete notare, va un po' al fragola ed è leggermente caldo. Questo invece è un bordeaux col sottotono grigio scuro, cioè sono proprio, guardate che roba. Sono due colori che non ci azzeccano niente l'uno con l'altro. Tra l'altro, il finish di questi di Smashbox è un finish satinato, meno metallico di quello di The Balm e mi piacciono entrambi tantissimo. Proviamo a fare l'esperimento. Metto questo sopra il bordeaux e lo vado a coprire. Guardate, perché poi dopo se non lo vedete in camera non ci credete. Ovvio che non l'ho, quella volta lì non l'ho strisciato particolarmente, l'ho picchiettato sopra la coperta. L'ha coperto. È fantastica questa palette e non sembra passato, ripeto, un giorno da che l'ho comprata. È meravigliosa, la voglio assolutamente usare il più possibile e voglio usare di più anche colori che ho usato meno in questa palette. Ad esempio, questo colore è stratosferico perché è particolarissimo. Sembra un grigio visto in cialda, in realtà è un taupe con del verdastro all'interno, cioè è proprio il mio colore. È stupenda questa palette, basta. Voglio utilizzarla il più possibile e la primavera, questa stagione, è una stagione perfetta per usare questi colori. Quindi questi sono i prodotti occhi che mi metto in evidenza da usare il più possibile. Poi due rossetti che sono molto usati, sono molto a buon punto e che amo entrambi moltissimo. Uno è Twig di MAC, che ho in questa versione piccola, è la versione da 10 euro. Ne ho usato più della metà. È il rossetto che indosso ed è un rossetto fantastico da utilizzare con qualsiasi make-up tutto l'anno. È cremoso, è bello coprente, ha questo color malva rosato senza troppo rosa e non è troppo freddo. Secondo me è indicato a tantissimi sottotoni di pelle, io credo che stia bene praticamente quasi a tutti. È bellissimo e vorrei addirittura finirlo, anche perché lo vorrei comprare grande, perché questo è uno di quei rossetti che davvero io potrei sfruttare tantissimo. L'altro invece è Allusive, che è un matte lipstick di Nabla, di quelli che non fanno più, che è stato a lungo il mio rossetto preferito, anche qui ne ho utilizzato più della metà. Quando è uscito di produzione non ho fatto in tempo a comprarne un altro e ho un po' smesso di usarlo per paura di finirlo, però
Se non lo uso e poi scade, che senso ha? Lo uso, lo sfrutto e quando non ce l'avrò più me ne farò una ragione. Ed è questo colore magnifico. Anche questa è una formula fantastica. Non farò anche questo assolutamente nessuna fatica ad utilizzarlo. E questi erano i prodotti Labbra, appunto, che mi metto in evidenza da finire o da portare a buon punto. Ovviamente poi io farò un video aggiornamento a quello che state vedendo ora, a fine anno, dicembre, primi di gennaio dell'anno prossimo, non lo so. E andremo a vedere a che punto siamo con tutti questi prodotti. Ah, logicamente non ho messo le cose che finisco facilmente. Non ho messo le sticker shadow di Kiko, non ho messo le cipre, non ho messo il bronzer che è al buco perché ne ho due, quindi quello lo vado a finire di sicuro. Non metto i fondotinta, non metto i mascara, prodotti sopracciglia, tutte le cose che uso, ricompro, non le ho messe in questo progetto perché non ha senso, cioè quelle so che le finisco. Queste invece voglio davvero tenermele in evidenza per usarle il più possibile. Questi due rossetti vivranno regolarmente nella mia pochette in bagno tutto l'anno fino alla fine dell'anno e così li avrò sempre sott'occhio. Per quanto riguarda il resto andrò a prenderlo al bisogno, cioè non mi voglio forzare, ripeto, voglio tenerli presente ma non mi voglio forzare. Detto ciò, io credo che mi vedrete nei prossimi video spessissimo con questo trucco, con un trucco fatto con questa palette perché, ripeto, la sto riutilizzando questi giorni e sono scioccata, sono felice come se avessi comprato una palette nuova e questa è una cosa meravigliosa. Poi, prodotti che sono usciti dal decluttering e che sono in questa zona purgatorio perché non sono sicurissima se tenerli o no. Anche qui partiamo dai prodotti viso. Il chapter 1 della Making Faces Beauty Book di Kevin O'Quinn, che è una palette composta da tre capitoli, gli altri due un po' ho depottato, un po' li ho declatterati. Queste polveri sono fenomenali, sono il famosissimo prodotto da contouring di Kevin O'Quinn, questo bronzer che è veramente bellissimo, sono prodotti opachi e questa che è una specie di polvere. È una via di mezzo fra la cipria e l'illuminante, è una specie di cipria luminosa che è stupenda, ad esempio, proprio a illuminare la parte centrale del viso. Non so se notate che qui è spiegato come utilizzare le polveri e la polvere è quella che chiamano highlight. Come notate, la mettono nella parte centrale del viso, non è un vero illuminante, è per questo che ho voglia di tenere questa palette perché una polvere del genere, che è anche molto scavata, l'ho usata tanto, non ce l'ho replicata in altri marchi. Perché questa, ad esempio, di Smashbox è una normalissima cipria, stupenda, ma è una normalissima cipria. Ero in dubbio quando ho fatto il decluttering per la replica, per non avere troppe cose uguali. Però il prodotto da contouring, questo è proprio uno sculpt. Fa proprio effetto contouring, che è un tipo di operazione che faccio sempre meno, ma ogni tanto se la faccio, questo è un prodotto fantastico. Anche questo, però forse vi rendete conto che questo è più scuro, forse più scrivente, fa più quell'effetto lì, insomma. Il bronzer è molto molto simile. Il bronzer è veramente molto simile, però c'è anche da dire che questa palette è comodissima per, ad esempio, da tenere nel make-up da tutti i giorni in una pochette, è sottilissima e avete delle polveri di altissima qualità. Quindi ecco, malgrado il rischio replica con questa, io questa non me la sono sentita per ora di darla via. Quindi la utilizzerò il più possibile entro la fine dell'anno e poi vediamo se a fine anno la terrò o deciderò in qualche modo di disfarmene perché magari la trovo ridondante in più, diciamo, rispetto a quello che ho già. Per quanto riguarda il blush più vecchio che mi rimane nel cassetto, ovvero un Instain di The Balm, li avevo tutti, non li fanno più purtroppo, per me erano meravigliosi, packaging straordinario anche perché c'è uno specchietto anche qui. Questo è il colore, si tratta di un bel corallo che va un po' però al mattone, è un po' spicy come colore. Allora, io ora ho un blush di Mulac liquido che è simile, però è opaco e va più alterato. Anche questo è opaco, però questo è più evidenziatore, non so come dire, è più sgargiante. È ancora ottima la qualità della polvere, almeno
Diciamo che voglio utilizzarlo il più possibile quest'estate perché questo è un colore che io porto di più in estate. Quindi, avendo studiato i miei prodotti in vista di questo decluttering in una stagione in cui questo l'ho portato poco, lo tengo ancora e lo sfrutto il più possibile quest'estate, poi vedo se tenerlo o meno. È comunque un prodotto meraviglioso. Le palette occhi sono quelle che mi lasciano più perplessa. Allora, questa palette di Dior, l'Amber Neutrals della linea Backstage, io ho sempre amato molto questa palette perché rispetto ai detrattori, diciamo, di questa linea, io amo proprio il fatto che gli ombretti, diciamo, non opachi, sono satinati, sono veramente satinati, quindi sono perfetti per palpebre age. Devo dire però che secondo me nel tempo questi ombretti si sono deteriorati molto di più rispetto a quanto non si siano deteriorati gli ombretti di altri marchi. Allora, sono ancora molto morbidi e molto sfruttabili. Questo colore, che tra l'altro è uno dei miei preferiti, questo, questo, questo e questo. Sono questi quattro, vanno benissimo. Questi tre e questo rosso, che è stupendo, sono diventati un po' più polverosi e scrivono anche un po' di meno rispetto a quanto non scrivessero una volta. Questo è un primer, una base cremosa, diciamo, e questo, malgrado sia una base cremosa, funziona perfettamente. Allora, anche qui a livello di colori, siccome questi colori hanno un sottotono piuttosto rossastro, caldo, sono colori che posso sfruttare molto bene con l'arrivo dell'estate. Quindi diciamo che vedo un po' come va quest'estate. È anche vero però che i colori che userò di più, ovvero questi quattro che vi ho mostrato, sono colori piuttosto scuri, anche autunnali, invernali, e che probabilmente potrei avere replicati in altre palette con magari una qualità ad oggi che preferisco. Questa palette aveva una qualità eccezionale appena presa. È quella che, tra quelle che ho, si è deteriorata per prima, ma non è colpa sua, è ben oltre il PAO, quindi ok. Cioè, non è questo il problema, insomma. Quant'era il PAO? Sono curiosa. Vediamo se ho gli occhiali da lettura e andiamo proprio a controllare perché sono veramente curiosa. Allora, il PAO, cioè quanto durano gli ombretti, quanto garantisce Dior la qualità degli ombretti dall'apertura di 6 mesi. Secondo me veramente non ha senso. Non ha senso, non c'è nessuna polvere che dura solo 6 mesi di nessun marchio al mondo, ma vabbè, questa è la mia opinione e ok, però Dior ci garantisce questo. Ci garantisce che per 6 mesi questa palette funzionerà benissimo. Ma il primer è stupendo. Questa palette, anche questa, io ce l'ho da prima della pandemia, forse dal 2019, 2019. Se anche si sono deteriorati, non gli possiamo mica dire niente addio. Poi, vi ho parlato un po' a lungo di questa palette durante il mio decluttering, Melt Cosmetics, questa è la 27. Io amo alla follia gli ombretti di Melt, non tutti li amano, io sì. Questi sono, diciamo, a livello di formula anche i più portabili. I matte sono meravigliosi, sono quasi tutti matte, ce ne sono solo due shimmer, questo e questo, sfumabilissimi, stupendi. Gli shimmer sono dei metallici satinati, non sono così pieni come quelli della Verte, della Smoke Sessions, né come quelli della Muerte, ma va bene così, cioè in questa palette sono perfetti così. Io vi ho già detto che quello che mi lascia sempre perplessa tutte le volte che prendo in mano questa palette è che, come vedete, è divisa in due: una zona più calda e una zona più rosato fredda. Questa zona rosato fredda non è in realtà fredda, lo sembra tantissimo solo perché questa parte calda lo è molto. Quindi, a livello di colpo d'occhio visivamente, sembra veramente che voi possiate fare due trucchi completamente diversi. In realtà non è così. Da un certo punto di vista è meglio perché potete miscelare molto di più.
i colori. Io ad esempio faccio spesso dei make-up solo matte e questo marrone sta benissimo con questo, ad esempio, questo marrone a tutta palpebra e questo nella piega stanno perfettamente anche se fanno parte di due zone diverse. Ma questo anche volendo si può scaldare benissimo con questo. Quindi è un plus sicuramente questa cosa, però non c'è un vero, soprattutto questo non è un vero colore protagonista freddo, come potrebbe sembrare, però guardate la qualità. L'ho utilizzata in un video ieri, questo o l'altro ieri, non mi ricordo, non mi ricordo che video l'avete vista, però se leggete sotto i miei video scrivo sempre, anche quelli dei libri, se, no, se mi ricordo, ma generalmente più o meno sempre come sono truccata. Vedete che questo è una specie di oro brunito, bronzato che va verso il marrone, è un colore stupendo, non dico che sia brutto, però ecco, tutte le volte mi lascia un po' mi lasciava quando la conoscevo meno, un po' perplessa perché andavo qui, pensavo uscisse qualcosa, invece usciva qualcos'altro. Anche questi sono colori che posso sfruttare meravigliosamente quest'estate, quindi me la studio bene e poi decidiamo. Diciamo che sarei tentata di tenerla anche solo per la quantità di matte, per la loro qualità e per il fatto che in realtà questa palette la posso usare accompagnandola ad altre o a degli ombretti mono per questa meravigliosa quantità di matte anche piuttosto particolare. Comunque me la tengo qui e la studiamo bene. Per quanto riguarda i prodotti labbra, ho due rossetti di MAC molto sgargianti, molto estivi, che quindi prima del decluttering non ho potuto realmente usare. Allora, io ho un colore, sempre un rossetto di MAC, tra l'altro, che è il mio colore dell'estate per eccellenza, ovvero Lady Danger, che è un rosso aranciato fiamma meraviglioso. Questi sono due rossi neon, ma che vanno più al fucsia, però sono bellissimi. Uno, tra l'altro, quello che ho usato di più, perché ce l'ho da più tempo, è All Fired Up ed è veramente bello. Questo è un retro matte. Quindi a livello di formula è un po' come Ruby Woo. Guardate che meraviglia, è veramente bello, eh? Cioè io non li ho usati tanto, semplicemente perché il mio gusto è andato verso il rosso caldo, però avendo io un sottotono neutro, non è vero che mi stanno male, eh? È che è proprio il mio gusto che è andato in quella direzione, però secondo me questo rossetto è meraviglioso. Tra l'altro mi sto riavvicinando anche ai colori un po' più freddi sulle labbra, quindi può essere che in realtà io questi li apprezzerò molto. Per MAC questo è un fucsia, non è un rosso, cioè è descritto come un fucsia. Io lo vedo rosso fragola, però per MAC è un rosso. Scusate, è un fucsia. Mentre sempre per MAC questo è un rosso e io lo vedo fucsia. Non lo so, io e MAC abbiamo delle percezioni sui rossi diversi. Ma diverse, ma non fa niente. Allora, questo è il Relentless Red, ce l'ho da meno tempo, l'avevo preso con un back to MAC quando li facevano ancora. Questo come formula, anche questo è un retro matte, mi pare. Già, ma adesso magari sono io, però. Ma non vi sembra più fucsia questo di quello sopra? Non lo so. Anche se devo dire che il Relentless Red ha una dose bella potente di corallo. Ed è bellissimo, bellissimo, specialmente in questa stagione. A me sembrava che stesse molto bene con questo rosso, con questo smalto che è Too Too Hot DS, la mia riscoperta, perché io Too Too Hot l'ho sempre avuto tra i miei smalti, ma quest'anno credo che lo userò tantissimo, mi piace da morire. Boh, no, invece no, non sono un po' diversi comunque. È ancora più rosa questo rispetto a Too Too Hot, che comunque contiene tanto corallo all'interno, però è veramente bello, eh. È veramente bello, niente, me li metto appunto questi per forza da sfruttare il più possibile quest'estate e poi decidere effettivamente se fanno ancora al caso mio oppure no. Quindi, con questo ho finito di mostrarvi i prodotti per questi due progetti. Quindi abbiamo sei prodotti, diciamo per il progetto smaltimento, che non significa che li voglio finire, significa che li voglio usare molto. Comunque ci aggiorniamo e vediamo quanto effettivamente li avrò usati. Quindi due palette occhi, due prodotti viso, una palette e un blush e due rossetti. E poi abbiamo altri sei prodotti per
purgatorio, quindi da valutare il meglio possibile se tenerli o meno, quindi il chapter 1 della Making Faces Beauty Book di Kevin Kwan, un blush in stain Swiss Dot di The Balm, due palette occhi 27 di Melt e Neutral Amber di Dior Backstage e due rossetti di MAC, quindi abbiamo 2, 2 e 2. Non è troppo, non mi sento sovrastata dalle cose da usare, mi sento libera tranquillamente di usare anche altre cose, anche quel resto che ho, quindi va bene così. Quindi ci aggiorneremo più avanti. Per quanto riguarda il depottare gli ombretti, che cosa faccio io? Allora, io ho preso questo aggeggio che è uno spingicuticole. È un prodotto per la manicure. Comunque, secondo me, se avete un qualcosa che abbia una specie che funzioni come leva, che sia piuttosto sottile da infilare nelle cialde, voi andate a tirarli fuori tranquillamente. Allora, io non ho depottato stavolta degli ombretti che fossero incastonati in una palette in plastica, quindi dura, di quelli che una volta l'ho fatto con degli ombretti singoli di MAC, ma parlo di molti anni fa, li avevo messi sulla piastra, si scaldano e poi escono gli ombretti. Ora però dovrei rivedere un tutorial perché non mi ricordo più e ne trovate a vagoni. Queste invece sono le palette di cartone. Come vedete qui c'era la colla perché nel tirar fuori l'ombretto si è staccato un pezzo di cartone sotto, però queste di Nabla sono anche magnetiche. Una volta che le avete tirate fuori, si attaccano su una palette magnetica. Altri colori. Adesso ho qui questi perché vi avevo detto che darò una palette alla mia amica, però depotterò i colori che mi ha chiesto di depottarle dalle palette che io ho scartato e le farò una palette io, mi faccio io sto lavoretto. Dicevo, questi ad esempio di Juicy's Place sono solo incollati, no, sotto non sono magnetici, quindi non si attaccano da soli magneticamente a una palette vuota. Io ho quelle di Nabla, ma su Amazon trovate il mondo di qualsiasi marchio a qualsiasi prezzo di palette magnetiche vuote tranquillamente. Che cosa succede? Quando l'ombretto, quando la cialda non si attacca magneticamente, sempre su Amazon trovate anche dei sacchettini, a volte sono venduti insieme alle palette, con dei magneti, ci sono dei dischi, delle calamite praticamente, che andate a piazzare tra la palette nuova, vuota che avete e la cialda. Quindi vi fanno, vi aggiungo diciamo la parte magnetica che la cialda non ha. Oppure fate i cani come ho fatto io e andate a prendere la cialda e l'attaccate con l'attac sulla palette vuota. Ovviamente non ve lo consiglio perché io l'ho fatto. Uno, perché io sono un impaziente del cavolo, per cui mi ero messa in testa quel giorno lì che dovevo fare quel lavoro, i magneti non li avevo e quindi lo dovevo fare punto e quindi ho usato l'attac. In secondo luogo l'ho fatto anche perché sapevo che quelle palette che ho usato erano fisse, cioè non le avrei usate per altro. Ovvio che se vi comprate le calamitine poi potete spostare gli ombretti dove volete, potete cambiare, eccetera, eccetera. Non vi consiglio affatto di usare l'attac su una palette vuota come ho fatto io. Comunque i magneti si trovano facilmente. Ora io vorrei provare a mostrarvi, ci vuole un po' di pazienza e un po' di delicatezza, perché il rischio di rompere gli ombretti c'è e come. Allora, innanzitutto ci mettiamo gli occhiali. Calcolate che non sono in una posizione consona per fare questo mestiere. Adesso vediamo se ce la faccio. Prendo la parte piatta, vado tra il cartone, non so, lo vedete? Vado tra il cartone e la cialda e comincio a farmi spazio. Quindi piego un po' il cartone, infilo questo attrezzo tra il cartone e la cialda e comincio a spingere usando come, tutto come leva. Faccio piano, cerco di cambiare anche posizione ogni tanto perché altrimenti il rischio è quello, guardate, il rischio, vedete che mi è venuto su? Il rischio altrimenti è quello di rompere l'ombretto. Basta, l'ho già tirato su. E mi è caduto anche l'orecchino. Vedete che l'ho già tolto senza problemi. Dipende poi tanto da come è fatta la palette. Queste delle palette di Nabla è un cartone piuttosto morbido
e quindi riuscite un po' a spingere e a piegarlo. Lo vedete qui, no? Che è un po' spinto e piegato. Altre magari si fa un po' più fatica. Adesso non mi ricordo, queste di Juvia's. Proviamo. Vediamo con questo. Ecco, questo il cartone è leggermente più duro. Poi, più la cialda è grande, più il rischio di romperla c'è, perché potrebbe piegarsi, però anche qui con un po' di pazienza, ma poi neanche troppa, andate a sfilare tutto. Cioè, vi serve un attrezzo che faccia da leva e che sia sufficientemente piatto per riuscire a fare sto lavoretto, ecco, tutto qua. Adesso mi è venuta voglia di rimettermi a farlo, quindi preparerò la palette alla mia amica. Comunque, ripeto, su Amazon trovate tutto, trovate palette vuote di qualsiasi dimensione, di qualsiasi specie, di qualsiasi costo, li magneti, trovate tutto tranquillamente. Detto ciò, ho terminato, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di spunto, utile eventualmente per depottare ombretti. Vado a recuperare il mio orecchino dopo avervi salutato, ovviamente, come sempre vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!